Ciao ragazzi, oggi vorrei portarvi con me in una giornata tipo qui a Canggu. Vi porterò in uno dei ristoranti vegani più famosi del mondo, poi andremo a fare la spesa sia al mercato che al supermercato, vi farò vedere uno degli immancabili tramonti splendidi a Bali e poi infine vi porterò sulla shortcut. Ciao ragazzi, siamo a Canggu da quasi un mese e non siamo ancora andati da Kind, che è uno dei posti più famosi in assoluto, Kind Community, e quindi andiamo oggi a vedere com'è. Sembra super super buono e ovviamente vi facciamo vedere. Community è stato votato 39esimo tra i migliori ristoranti vegani al mondo. Allora, il posto è super super bello, pieno di colori, palme dentro il ristorante, tutto open. Allora, abbiamo ordinato due smoothie, sembrano super bomba, Tropical Sunrise, super super interessanti, e poi due bowl giganti, non mi ricordo più, ma c'è di tutto dentro. Abbiamo preso due bowl da paura e in una c'è il chicken, e ora ve lo faccio vedere. Guarda, prova ad aprirlo un po', guarda qua, guarda che roba, pesissimo. Com'è? Sì, è pollo. Pollo finto. Che cavolo è sta roba? Non capisco. Non è che pollo veramente. Quindi Kind, voto? Fammi mangiare poi te lo dico. Allora, le bowl erano super buone e i drink veramente freschi e pieni di frutta. L'unica cosa, abbiamo visto passare le pizze e mi pento di non averla presa, quindi devo tornare assolutamente. C'è anche la pizza gluten free con vegan cheese, e qua è tutto vegan, e quindi devo tornare assolutamente. Io dico sì. Adesso dobbiamo metterci a lavorare perché sono le 2 e stavo cercando qua un posto per fermarci e attaccare i computer, ma sono tutti occupati perché è pieno di digital nomads che stanno qua tutto il giorno a ordinarsi caffè, lunch, dinner. E quindi ci spostiamo. Dove andiamo, Pat? A casa o dove? Adesso vediamo, dai. Sto postando le foto del pranzo di Kind. Siamo infatti ancora da Kind. E niente, devo scrivere la guida, ma mi sono arenata con la post-produzione delle foto da mettere su Instagram. La verità. Ok, adesso abbiamo finito di lavorare, Patrick sta facendo le valigie, io le ho già fatte. Ora direzione supermercato, Pepito, poi anche market, perché ci mancano un po' di verdure e non mi va di prendere al supermercato, preferisco andare al mercato local, così è tutto senza imballaggi, posso mettermele comodamente nello zaino che è già pieno, quindi le metterò in realtà dentro il motorino. Nel baule. Vabbè, qua noi mangiamo presto, quindi adesso sono le 5 meno qualcosa, è già ora di andare a procacciarsi due veggies e poi ce le cuciniamo. In realtà prima andremo a vedere il sunset e poi cuciniamo. 6:30, 7 max abbiamo mangiato. Siamo arrivati da Pepito, andiamo a cercare il latte vegetale, speriamo. Altro non ci serve, che lo prendiamo al mercato. Qua il problema è che il latte vegetale costa sempre un casino, non so perché, anche se hanno soia, coconut e tutto. Faccio vedere i prezzi giusto per capire. E oggi ho trovato, non si sa come, grazie a Patrick, uno di questi qua. Proviamo a vedere com'è.
Non sono sicura perché il prezzo è molto diverso dagli altri, però it's worth a try, vale la pena vedere. 16.000 rupie contro 34, oppure l'altro era 54, cioè una follia per un litro di latte vegetale, neanche di mandorle, ok, era di soia. 16.000 rupie è un euro, e invece 38,50 sono 2 o 3 euro e passa. Non per qualcosa, però qua in Indonesia al ristorantino locale mangi due volte a quella cifra. Adesso andiamo al mercato a prendere i pomodori, il riso, cos'altro? Forse basta, pomodori e riso, perché a casa abbiamo i funghi. Siamo arrivati al mercato di Berawa e c'è di tutto, dal pesce puzzolente alle verdure, poi qua giù in fondo c'è uno stand di solo platano, banane verdi, e qua c'è tofu e tempe. Vamos! Guarda, lei fa spesa così in motorino. Ma pomodori ce l'ha lei, ma lei dov'è? Laghi? Laghi, brapa? Laghi, dua, tiga. Tiga? Oh, sudah, salah di sini. Ah, ada nasi. Nasi? Ya. Nasi beras? Yeah. Ah. Berapa? 12. E ada half kilo? Half kilo boleh. Appena preso mezzo chilo di riso, riso da cuocere. E poi mezzo chilo di pomodori, 60 centesimi in totale. Mungkin satu papaya manis, if ada? Allora, abbiamo preso due papaye, ho preso il gula, ho preso un po' di zucchero, ho speso 4.000 rupie, circa 20 centesimi. Stiamo correndo a vedere il sunset. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Berawa a vedere il tramonto. Un altro tramonto infinito di Bali. Berawa sunset. Tantissimo tempo. Allora, come vedete dietro di me qua c'è la shortcut di Canggu, la famosissima shortcut di Berawa. Praticamente la shortcut che cos'è? È una strada alternativa molto più corta, ma molto più stretta e tra virgolette pericolante, no? Perché a destra e a sinistra ci sono i campi di riso e quindi ci si può finire dentro. La si fa per evitare di fare tutto il giro dell'oca per arrivare fino a su e poi tornare giù, quindi è proprio una scorciatoia, diciamo. Però bisogna prestare attenzione, soprattutto c'è un cartello gigante finalmente, perché è da un sacco di tempo che ci sono continuamente incidenti e quindi hanno deciso di metterla in un senso unico. Ovviamente una macchina non l'ha visto
e quindi è andata in senso contrario, ha provato a spostarsi per far passare le macchine e i motorini che andavano verso su, ma ovviamente si è accasciata e quindi adesso è tipo mezza su e mezza giù pericolante su Ricefield, e qua dietro il delirio. Non so se riuscite a vedere, ma è il delirio. Noi ci siamo passati perché siamo piccolini con uno scoopy, ma è veramente un macet, come dicono qua in Indonesia, macet, traffico. Ma traffico inutile perché il tipo si è arenato e quindi è un casino. E questa cosa fa super ridere perché è un meme gigante di Canggu ed è pieno di foto e video di macchine che si afflosciano giù per il Ricefield, pieno di motorini anche che ci finiscono dentro, di tutto. Poi ovviamente loro non è che abbiano scelto proprio l'asfalto, una roba diciamo che non si spezza, no, sono tutti tipo ciotolini, sanpietrini diciamo, stile, e quindi è un delirio, ogni terremoto, ogni scossa si sderena, e adesso la shortcut è già un macello di suo quando non c'è casino, comunque bisogna fare attenzione, sono le buche micidiali, così è il panico praticamente. Vabbè, niente, questa è la vita a Canggu, questa è la vita a Bali. Grazie mille per aver guardato questo video, se avete qualche commento, insomma qualcosa da dire, lasciatelo qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!